Questa salita è particolarmente pesante e però adesso seguirò quel sentiero lì. Sono a un terzo del percorso, sono già distrutto. Una salita bella tirata da giù alle 5 torri. Vediamo se riesco ad arrivare tutto sano e salvo per fare qualche bella foto. Forse farò tante registrazioni con la GoPro perché ho un problema con il microfono, quindi te ne parlerò in un'altra occasione. Quindi magari farò l'audio tutto con la GoPro, vediamo come viene. Allora, seguendo questa strada è più lunga, se arrivo uguale. Di qua si taglia un pochino attraverso questo sentiero che è bello battuto, quindi è fattibile. Altrimenti avevo pensato di fare questo percorso se trovavo questo impraticabile. Ho appena terminato la prima parte di salita, sono circa a metà percorso, durissima, però guarda cosa mi trovo davanti. Olè, guarda che panorama, mi sono alzato tantissimo ovviamente. Adesso proverò anche a fare una foto a questa serie di bei panorami che ho qua. Qui il sentiero forse è un po' più tranquillo di quello che ho fatto prima. Vediamo, me lo meriterei un po' di percorso più tranquillo, che veramente mi sono spaccato la schiena. Qua vietato scendere, perché se scendi arrivi laggiù come un bolide, probabilmente senza farti male, però non ho ben capito qual è il percorso. Cinque torri, eccola lì, ancora un po' ma ci sono quasi. Dura là in alto il bel rifugio.
5 torri. Guardate, qua. Wow. Che posto. Sono letteralmente senza fiato. Guarda che posto, ragazzi. Arrivare qui è stata dura, tutta in salita, tutta, non mollava mai. Però dopo, guarda come ti ripaga. Ero lì prima, mi sono fermato sotto lì alle 5 torri e veramente non ce la facevo più. Volevo fermarmi là, invece dopo mi sono riposato un pochino e sono riuscito a fare lo strappo finale. E pensare che se ero furbo venivo su con quello lì. Sapete che vi dico? Invece di andare lì dove c'è il rifugio, io mi accampo qui, è molto più tranquillo, si sta bene, così riesco anche a fare due parole e anche a fare qualche foto in tranquillità senza la confusione. Alla fine ho deciso di venire fin qui al rifugio perché ho trovato un posto dove sedermi asciutto. Allora, in questa situazione non riesco a prendere tutto con il 70-200. È vero che ho anche 14-35, ma mi sto trovando bene con il 70-200, quindi voglio utilizzare questo. Però in questo caso, come faccio io per catturare le 5 torri col 70-200 che non è in grado, con la sua ampiezza, 70 mm a malapena inquadro questa qui, insomma non riesco a far tanto. Andrò a fare un panorama con una serie di scatti in sequenza. Non siamo nemmeno a metà di febbraio. Praticamente qui la neve si sta tutta sciogliendo, se non fa un'altra nevicata qua nell'arco di un mese, anche meno forse, si può venire a far trekking tranquillamente come fosse primavera, perché cioè, adesso è quasi acqua, quei rapponcini tendo a sprofondare perché è molto sciolta, è scomodo camminare in questo modo. Questo era il giro che avevo fatto prima venendo su, adesso abbiamo questa prospettiva molto bella. Dire il vero, non ho fatto tante foto, non ho trovato tante cose varie, intanto ho visto le due o tre cose belle che mi piacevano e le ho fotografate come al solito, cielo a mio parere fin troppo limpido, però così è e così portiamo a casa le foto. Ci sono bei spot come questo, guarda qui che bello, bellissimo. Il lato positivo di questo giro, di questo percorso, è che sei sempre alla luce del sole, tranne la parte iniziale, ecco. Quindi sta bene camminando col sole,
la temperatura qui è molto alta nonostante l'altezza, quindi è fattibile, comoda diciamo. L'avevo cercata apposta, a dire il vero, proprio un percorso che mi esponesse alla parte del sole, perché non avevo voglia di prendere tanto freddo. Anche qui bel spot tra gli alberi di questa scena che andrò a fotografare. Mi piace l'albero che c'è lì col verde sotto, quindi fa una L in sostanza, con in mezzo le montagne, e ovviamente è una quadratura molto stretta perché ho il 70-200 a 70 mm, riesco a prendere giusto questa fetta che ti dico, e metterò qui la foto. Tra l'altro prima ho anche sbagliato sentiero e quindi sono andato giù per un bel po'. A un certo punto non era più praticabile perché sprofondavo, andavo sotto mezzo metro, e ho dovuto tornare indietro sulla neve che sprofondavi in salita per un centinaio di metri. Veramente una roba, non ce la facevo più, ho detto rimango qui adesso. Olè, la Tofana. Wow, bella. Provo a fotografare questa scena perché voglio vedere se con gli alberi lì e la Tofana viene fuori qualcosa di carino, ovviamente in verticale, con il 70-200 che è bello stretto. Proviamo. Quanta neve c'è? Non male. Venendo giù si trovano sempre prospettive molto interessanti, tipo lì in mezzo è veramente una cosa spettacolare, lì adesso vedrai la foto, uno spot verticale bellissimo con le ombre perché il sole sta tramontando, quindi la luce arriva laterale. Adesso vediamo un po' come viene fuori stringendo bene. Secondo me c'è del potenziale in questa ripresa. E mentre mi godo un po' di sole per riscaldarmi, io ti ringrazio di avermi seguito in questo video, siamo arrivati alla fine. Se ti è piaciuto vai qui sotto, metti un like, lascia un commento. Non è stato un video come quelli soliti, un po' più corto, meno foto. Diciamo che era molto faticosa come escursione sulla neve, neve sciolta, un po' difficile, e quindi ho fatto giusto le foto che mi colpivano, ma ero parecchio stanco. Tra l'altro questa uscita mi è costata molto, perché ti ho detto prima che avevo un problema con dei microfoni e avrei utilizzato la GoPro, e infatti ho perso il trasmettitore che avevo portato via, uno nuovo tra l'altro, avevo comprato il kit della DJI, ho perso il trasmettitore. Tra l'altro l'ho perso su un 200-300 metri di percorso, perché me ne sono accorto proprio all'inizio. Sono tornato indietro 4 volte, dopo anche tornando indietro adesso dal percorso, non lo trovo. Secondo me qualcuno l'ha trovato, c'erano delle persone che erano arrivate dopo di me, probabilmente l'hanno trovato per terra, se lo sono tenute non mi hanno detto nulla, nonostante vedevano che ero attrezzato, avevo la fotocamera, avevo la GoPro eccetera, quindi potevano pensare che magari il microfono era mio. Va bene, sono cose che succedono e si va avanti. Sapete che io perdo sempre tanta roba, mi è sempre andata bene, sto giro invece è andata male, me l'aspettavo. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessio.